il suo capovolgimento di valori. La civiltà dello spirito attraverso Pietro Ubaldi. Il Vangelo che è costruttivo ci indica invece ben altro tipo biologico. Il suo capovolgimento di valori non significa altro che il passaggio da un piano inferiore ad un superiore livello biologico. In ciò consiste la grande buona novella, cioè l'annuncio che per il mondo è oggi giunta l'ora della grande trasformazione evolutiva che lo porterà verso una nuova civiltà, quella di un nuovo tipo umano. Il Vangelo ha affrontato direttamente la legge del piano animale, contrapponendole un'altra legge di un piano superiore, in cui per evoluzione la prima dovrà fatalmente capovolgersi. Ciò col discorso della montagna, che è il rovesciamento dei valori umani, in altri opposti, in cui i vinti appaiono vincitori e i deboli forti. Ecco la più grande biologia che il materialismo non ha visto. Ecco che così, dalla fase dove l'arbitrario della assoluta volontà del vincitore che tutto ha diritto di permettersi perché vincitore, perché a lui come tale spetta fare la legge, si giunge là dove ciò invece è ingiustizia condannata dalla legge unica padrona, solo nella cui armonia è lecito vivere. Nel primo caso l'essere lasciato alle sue forze sol per soffrire degli errori che commetterà e così giungere a capire e imparare. Ma conquistata con tale lavoro la coscienza, esso si accorge di vivere in un tutto organico, buono e sapiente, e che la violenza non serve più a nulla, non a vincere, ma a perdere. Allora la vita, piazzatasi nell'ordine divino, diventa un'altra cosa, da inferno paradiso.